scusa, che lavoro fai per avere un telefono così bello? Che lavoro fai per avere... Ciao Valeria, vai, vai! Buonasera! Però... Stai registrando? Sì. Ciao ragazzi. Intanto ringrazio Adrian
per avermi portato in questo posto, ma anche Alex che è qui a pescare, che praticamente ci ha fatto pescare accanto a lui. E ho fatto 4 lanci di plumbing per vedere un pochino il fondale e ho visto una bella buca lì e ho detto lancio una con i mais e una con le boilers. Dopo quanto? 10 minuti è partita il trenino di mais con 5 chicchi e sembrava un pesce accettabile. Ho fatto una partenza, mamma mia, va bene, piombo piccolo, però si parte così, ragazzi. Ecco, il piombo mi è uscito dalla clip. Ares, vai bravo, ti vuoi far sentire sul video come sempre, te. Non è grosso. Guarda bella, madonna. Vieni, vieni, non ti si fa nulla. E uno. Ragazzi, facciamo veloce perché sanguina un pochino e non lo voglio tenere più di tanto. Guardate che maschio, che code, che colori. Basta, lo facciamo andare via perché soffre. Grandale. Grande. Un barbo, ma no. Infatti Adi l'ha detto. Guarda bella, guarda. Abbiamo un altro pesce, questa volta Ale, il ragazzo che l'abbiamo incontrato qui sul fiume Po, con questa bella carpa. Io direi una bella carpa che l'ha fatto divertire. Questa bella bambina, guardate che colorazioni, ragazzi. Eccola qua. Grande Ale, complimenti. Bella, bella. Bella carpa. Ciao pupa. Oh, che bella. Ale, sei live. Ale colpisce di nuovo. Anche questo. Non è come quell'altro, però è sempre. Lo portite qua, Ale? Lo portite qua? Mica tanto piccola. Grande, Ale. Ecco anche questa bellissima carpa. Guardate la bocca. Posto? Sì, sì.
Adios. Raga, ve lo faccio vedere così. Questa qui è una piccola carpeta, un paio di chili, e poi abbiamo un'altra nella sacca e andiamo a rilasciare. Sì. Allora ragazzi, come dicevo prima, ma la batteria della GoPro mi ha lasciato, e allora dicevo, è arrivata quella piccolina e poi abbiamo un altro bel pesce nella sacca che faremo un paio di foto domattina e poi ve lo faremo vedere, perché sembra un pesce un po' più discreto, e rimanete con noi, dai. Buongiorno ragazzi e benvenuti sul mio canale Pesca in Occhi Libere. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Allora, siamo sul fiume Po e il mio amico Adrian mi ha invitato anche lui nella sua postazione, sua per dire, insomma, come sapete. E mi ha invitato a fare una pescata di qualche giorno, visto il tempo a disposizione è abbastanza, ora ho 4 giorni e li voglio sfruttare al meglio. Allora, praticamente siamo in pesca da 24 ore su questo tratto bellissimo del Po. Le cose stanno andando bene, mi sembra 8 o 9 partenze, ora non mi ricordo, ma la taglia è abbastanza piccola. Stanno mangiando sia con le granaglie che con le boilies. Ieri sera, visto che la taglia era piccolina, ho deciso di mettere su tutte le mie canne e di mettere boilies. Questo mi ha dato una bella mano, perché praticamente ieri notte, come vi ho detto prima nel video, è venuta una bella carpa. Ora il peso non lo so, non ve lo so dire, perché ancora è nella sacca. Come sapete, la mia fidanzata non può uscire alle 2 di notte a farmi due foto, a stare a pesare, a farmi video e cose varie, e abbiamo deciso di tenerla fino alla mattina per scattare un paio di foto e fare il video del rilascio e così via. La situazione è un po' difficile, perché ieri quando siamo arrivati l'acqua era tipo 5-7 centimetri più bassa. Dopodiché mi hanno detto che c'è stato ha piovuto parecchio su verso Torino, insomma quelle zone lì, e questo si è visto, perché oggi è arrivato un po' di rialzo del livello dell'acqua. Ma questo non ha influito sulla cibatura dei pesci, perché hanno continuato a mangiare come prima. In 24 ore io mi ritengo fortunato di aver fatto così tante partenze. Qualcuna slamata, qualcuna persa. C'ho parecchio il fondale parecchio sporco, mi si incagliano, ci sono dei sassi, addirittura un finale in fluorocarbon mi è stato tranciato proprio da o qualche cozza o qualche sasso, e niente, fa parte del gioco e se la vi
Pasturazione per quanto riguarda è a base di boilers, 90% boilers e qualche manciata di Gran Turco preparato da me a casa. Niente, come vedete il posto è meraviglioso, meraviglioso, mi piace da morire, una tranquillità, sono solo io che mi sento qui, per il resto se fate... comprendete quello che voglio dire, un silenzio bellissimo, bellissimo, bellissimo. Finalmente una zona tranquilla come mi piace a me. Ok, basta parlare troppo, tanto spavento i pesci e rimanete con noi. Ok ragazzi, è arrivato anche il momento di farvi vedere questa carpa un po' più vestita, per dire così. È poco più di 10 kg forse. Comunque veramente un bel pesce, veramente un bel pesce. Guardate i colori che ha, anche le squame belline, belline. Dai pino. Queste sì. Facciamola vedere un pochino se vuoi staccarmina. Che okay. Oh, brava bambina. Bella carpa, dai. Bella carpa, sono soddisfatto. Sono soddisfatto, le boilers funzionano, la pastura funziona ora, tutto sta funzionando e oggi mangiano ancora meglio. E niente, niente, belli, 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 bravi. Un bacino e ora lo portiamo all'acqua. Bravo bambino. Ragazzi, mi ha fatto una partenza, pensavo di averlo perso. Non sapevo che la mia fidanzata stava facendo il video. Pensavo mi portasse la GoPro, invece... Madonna, la corrente ora sta tirando fortissimo. Sta tirando fortissimo, guardate, il pesce ha fatto in qualche secondo dalla punta di là. E mi è già qua sotto. Incredibile, raga. Ora sta usando tutta la corrente. Ora sta salendo.
Guardate che roba fa questo pesce. Sta salendo tutta la corrente da laggiù. Grazie. Grazie carpa. Guarda, guarda come sale, guarda. Guarda che parte. Che animali. Guarda, guarda, una carpa su 5 kg forse. Se ho visto bene. Madonna. Nemmeno. Che pazzo, però come vedete anche la corrente come tira, come queste sono allenate, eh. Il combattimento durissimo, come avete visto, ci ha portato a guadino questa bellissima carpa. Guardate i colori, veramente veramente incazzata. Mi ha fatto divertire, pensavo fosse un po' più grossa, ve lo dico onestamente, però mi accontento ugualmente. Una bella carpa, dai, no, niente male, mi ci diverto, per ora mi ci diverto. L'uomo volante? Brontola, Avrocapio, brontola. Si è incagliato. Su. Dio. Dio. Ora si è fatto sentire. Ragazzi, guardate come si piega la canna. Dio buono, che cos'è?
Dio buono. Mannaggia Cristo. Guardate che carpeta e che lavoro mi fa fare. Cioè, è incredibile. Incredibile, ragazzi. Vabbè, la corrente c'ha da dire su, però guardate il pesce. Che mi fa fare questo pesce a me? Ragazzi, anche se sono piccolette, divertimento puro. Colori meravigliosi, meravigliosi, ragazzi. La pastura sta funzionando alla grande. Stanno mangiando e stanno facendo la popò a diritto, sicché devo pasturare più che posso. Saltano e ci sono, ormai sono entrate in pastura e vanno a diritto. Che pazze, che carpe pazze. Guarda come va. Adios muchacha. No, niente, non ho paura di nulla. Partenza, ragazzi, mamma mia, mi portava via la cana, ragazzi. Guarda che roba, guarda. Guarda la cana, vedi. Questo non è in corrente, Questo è nella boa, è tutta potenza. Delle bestie, mostri, madonna, incredibili. Guarda. Guarda la cana, guarda quanta potenza. Incredibile. Ragazzi, guardate il pesce, sembrava molto più piccolo, appena l'ho guadinato è arrivato questo pescione bello, madonna, bella roba.
una bocca stupenda. Vai, senti come fa. Va bene, bambola, va bene. Ragazzoli, come sempre io vi faccio vedere anche la mia pastura. Abbiamo qui le boilers di mais. Queste boilers speziate di questo ragazzo qui. E queste alla cozza, sempre di questo ragazzo. Poi c'è un po' di scope squid, che sono palline solubili, come vi ho già fatto vedere in altri video. Queste ne butto un po' di più perché siccome si sciolgano in acqua mi fanno da nuvoletta. Si aggiunge un po' d'acqua di fiume e ora che faccio? Spappolo un pochino queste palline qui che sono morbide, solubili, con quell'altre. Mi fa questa collina così, guardate, e ci fa la nuvoletta in acqua. Siccome c'è troppa corrente, questa scia va anche parecchio più giù, così ci fa salire un po' di pesci. Dopodiché si aggiunge questo mais, come vi ho detto l'ho fatto io, li lasciamo così tipo una mezz'oretta, un'oretta. Li potete pasturare anche subito se volete, ma io preferisco lasciarle che almeno le palline si attivano un pochino e cominciano a scaricare subito, e quando sono in acqua sono belle pronte per scaricare tutto. Partenza live. Prendi il telefono e sto facendo il video, vedi. Boia. Mentre vi volevo far vedere da mangiare, hanno deciso anche loro di mangiare, e questa ha fatto una partenza a fulmine, ragazzi. Che pescata, ragazzi, incredibile. guarda qua. Ora con il rialzo dell'acqua tendono ad andare ancora più giù. Guarda come sta bassa. Stanca, eh? Stanca, pupa? Due,
in the net. Ragazzi, allora, ho cambiato finali perché non mi garbavano più. I sassi ci danno grossi problemi. Appena l'ho cambiato, ho fatto un bippettino, poi è partita subito. Stiamo attenti ai finali, questo è un consiglio che vi lo do io. I finali sono importanti, guardate meraviglia. Bella, bella, bella. Partita dopo mezz'ora che l'ho lanciata. Finale benissimo. Ha fatto il suo lavoro e mi ha portato questa bella calma. Bravo, Mimo. Sì, 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 papà, sì. Bella, Madonna. Bella, Mimo. Bella, bimba. Che partenza! Io vuole! Io vuole! My river! Raga, non so come dirvi, ma per me sono momenti di gloria questi. È roba... d'altro mondo, veramente queste partenze da portare via la canna, una roba incredibile, una potenza straordinaria, veramente incredibile. Questa roba l'ho incontrata solo sul Danubio e basta. Dico onestamente, questa potenza su questo tipo di carpe così non grosse è fantastico, fantastico. Yeah! Excalibur! Gloria! Mamma mia, quanti pesci! Quanti pesci! Piano, piano! Quanti pesci! Piano, bambino! Bella bimba! Corona. Allora ragazzi, guardate questo bastardo che vuole stare solo in tenda, io non lo capisco, eppure è un maremano. Guardate come dorme. Non so se vedete, ma l'orecchio gli sta uscendo da di là. Guardate che mongoloide, Madonna. Oh, ha sentito la mosca.
Niente. A dormire. La boia è rimasta. Ragazzi, che spettacolo questa sessione, che spettacolo. Abbiamo un'altra carpa. L'ho già slamata. Si fa vedere un pochino. Che c'è qui qua? Sì, ora vai. Ora vai. Sì. Abbi pazienza, sempre forte, sì. Guardate il carpetta. Che succede? Vai. Vieni pupino, vieni. Vai. In the net. Ragazzi, questa carpa è satanata. Ci ho messo un po' di tempo per fare una foto. Non siamo riusciti. E ora sembra che quando faccio il video ci può stare. Guardate. Spettacolo, spettacolare, colori meravigliosi, anche se l'ho detto 50 volte finora, lo ridico, mi ha fatto i bagni, mi ha fatto tutto, però guardate i spettacoli di pesce questo, veramente, veramente un pesce bellissimo, una femmina stupenda. Tra un po' l'acqua ci manderà in cima, perché veramente sta salendo in una maniera incredibile. Aspetta, stai calma, non siamo di quelli lì. Se si era di quelli lì, eri già sulla brace. Te sei troppo bella, ti devi far vedere. Top model. Non è lo stesso video, sempre quella canna, ma è partita due minuti dopo che l'ho calata. È laggiù, Quando è arrivata? Madonna, ma guarda com'è bravo questo, vai con lui, mangia, tanto ti rilascio subito, vai, non ti preoccupare, mangia. E lei ha detto, guarda che bella pallina, guarda che pallina da 20, tanto non lo vedo. Qui sopra, sì, fumo, sì. Vai. Ciao. Ho acceso la GoPro perché voglio vedere se riesco a fare una partenza live per l'ennesima volta, ragazzi. E tutte le volte, ve lo spiego anche a voi, tutte le volte che ci provo mi parte proprio mentre sistemo la GoPro. Ok, in questo caso ci siamo. Sarebbe meglio un po' più vicino, almeno lo swing si vedrà meglio. Ok, io dico così si vede bene, perché almeno se parte. Ok, buono, perfetto.
Guardate la cima di quella a destra. No, no, toccata subito. Di quella a destra, ho detto, è tirato fuori. Ora no. Che grosso, baby, eh? Dalla cana, baby. Portala qui, dai. Ci provo. Però me va. Grande baby. Guardate la bellezza di questa pioggia, che io ho già una carpa nel materassino. Ora ve lo facciamo vedere. Guardate, meraviglia. Guardate, spettacolo. Guardate. Vita da fiume. La 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 la. La barca mi è rimasta lì, perché vi lo spiego un pochino com'è andato. Il pesce c'ha acqua abbastanza, lo sapete come funziona da me. Allora, il pesce mi è partito quella canna lì, era
a destra della punta, perché questa sta sulla punta e questa sta a destra qui più o meno. E mia partita era incagliata 3 volte, ragazzi, 3 volte, 3 volte l'ho portata fuori e da lì mi è partita in là. Mi è partita in là, non c'era verso, ragazzi, io non ce la facevo. Sicché mi ha portato in giù, mi ha portato in giù. Ora ve lo faccio vedere dove mi ha portato. Allora, vedete qui quei cosini lì in acqua? Ecco, fino a lì mi ha portato, ragazzi. Guardate roba, io sono felicissimo. Il vostro Alex vi saluta. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale. E seguiranno tanti altri pesci.